Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi prepareremo insieme una ricetta molto buona, sfiziosa, un secondo piatto ma anche un piatto unico, data la presenza delle patate. Prepareremo insieme le barchette di patate con salsiccia. Non è una ricetta difficile, se preferite è una ricetta che potete servire come antipasto goloso o una delle tante portate nella tavola delle festività. Inserirò infatti questa ricetta all'interno del menù di Natale, che è un menù valido per tutte le feste e le occasioni importanti. Come potete vedere qui, ho già sbollentato le patate, quattro patate di grande dimensione, perché essendo che dobbiamo tagliarle a metà e poi scavarle, dobbiamo utilizzare delle patate grandi per evitare di romperle. Altra cosa importante che c'è da dire prima di iniziare a fare questa ricetta è quella di bollire sì le patate, ma non stracuocerle, proprio per cercare di tenerle più sode possibile al momento appunto che andremo a scavarle. Allora, le ho scavate e le ho tagliate a metà. Ho tagliato a metà le patate con l'aiuto di un cucchiaino. Andrò a scavare pian piano intorno a questo disegno che già viene dato appunto per natura, per crearmi uno spessore di sicurezza, diciamo così, e non sbagliare nella procedura. Per evitare di esercitare troppa pressione quando arrivo un po' più in fondo, vado a raschiare un po' la polpa in modo da eliminare la parte interna. Ho scavato le patate, ho eliminato quindi la polpa. Come vedete non è venuto sempre perfetto tutto il lavoro, adesso vi faccio vedere meglio. Ho unto una pirofila con un filo d'olio d'oliva per farvi vedere meglio ciascuna patata scavata. L'andrò ad appoggiare. Salare leggermente il fondo delle patate, non devo esagerare perché poi andrò a mettere tutti gli altri condimenti, ma un po', visto che in cottura non l'abbiamo fatto, lo aggiungiamo per assicurarci che poi chi lo assaggerà non andrà a caderci sul finale. Ecco, metto da parte le patate scavate. Le metto momentaneamente da parte e schiaccio con la forchetta la polpa che ho prelevato. Prezzemolo tritato, più ne mettiamo più belle verranno le patate, che poi ci stanno bene prezzemolate. Le patate sono belle con un tocco di colore. Il mio prezzemolo è un po' più scuro perché è surgelato. Una manciata abbondante di parmigiano grattugiato, una macinata di pepe nero, un 280 g di salsiccia, la mia è la salsiccia siciliana, voi utilizzate quella che è tipica del vostro luogo, questa qui per i nostri amici siciliani è quella classica sale e pepe, una nocettina piccolissima di burro fuso che vado ad aggiungere al composto, e adesso devo utilizzare le mani per creare e amalgamare bene il composto. Non aggiungo sale perché abbiamo la presenza della salsiccia, e poi aggiungiamo a fine preparazione il formaggio, quindi stiamo tranquilli in questi termini. Azione il forno a 180 gradi e adesso, sempre utilizzando le mani per non rompere la forma, vado a riempire tutte le patate. Se vi dovesse avanzare appunto del ripieno, anche se le patate vi sono terminate, potete fare delle polpettine, sempre da fare al forno, polpettine di patate con salsiccia, un'alternativa o un'aggiunta per appunto non sprecare l'avanzo della ricetta. E sempre in compagnia del babba balla la la di Martina, abbiamo tagliato 10 fette di formaggio dolce pasta filata, le andiamo ad apporre su ciascuna barchetta di patate.
Cottura in forno 180 gradi, forno già caldo per circa 20 minuti. Controlliamo che il piatto si stia cuocendo bene e quindi monitoriamo sempre il nostro forno. Dopo per il risultato finale. Trascorsi 20 minuti dalla cottura, abbiamo tirato fuori dal forno dopo qualche minuto che si sono riposate le nostre barchette di patate con salsiccia e formaggio filante. Mi auguro che la ricetta sia stata di vostro gradimento. Mi raccomando, mettete like a questo video e non dimenticate di continuare a seguire l'angolo delle prelibatezze. Alla prossima ricetta, un abbraccio a tutti, ciao!